Uno striscione con i volti, i nomi e l'età dei condannati a morte dal regime iraniano è stato appeso nel cortile di Palazzo del Pegaso, sede dell'Assemblea Legislativa Toscana. Lucia Annibali è eletta difensore civico della Toscana, sul nome proposto da Italia Viva, raccolta la maggioranza di 23 voti. A 80 anni di distanza dai fatti storici, un libro ricostruisce la vicenda dell'unico marinaio pratese morto in mare durante la Seconda Guerra Mondiale sulla torpediniera Cigno, affondata nel Canale di Sicilia. Uno striscione contro la repressione in Iran. Uno striscione con i volti, i nomi e l'età dei condannati a morte dal regime iraniano è stato appeso nel cortile di Palazzo del Pegaso, sede dell'Assemblea Legislativa Toscana. L'evento fa seguito alla mozione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale lo scorso 7 dicembre, con cui si è preso l'impegno ad intraprendere iniziative di sensibilizzazione, anche mediante l'esposizione di idonei materiali all'esterno delle sedi consiliari, finalizzate a dimostrare la vicinanza delle istituzioni e a sostenere in modo sempre più incisivo la causa del popolo iraniano. Penso che noi quello che possiamo fare sia tenere alta l'attenzione, e oggi questo gesto ha anche questo significato per dire che siamo dalla vostra parte, dalla parte di chi cerca più diritti, di chi vuole vivere la propria libertà come la viviamo noi, come la vivono i nostri figli. Sappiamo che forse è poco, che è un pezzettino piccolissimo, però noi vogliamo credere che la nostra voce, unita alla voce di altri miliardi di persone nel mondo, possa portare ad un cambiamento il più velocemente possibile, perché ogni giorno, come ci hai appena detto, ci sono nuovi condannati e ci sono donne, uomini, ragazze e ragazzi che vengono uccisi solo perché chiedono più diritti e più libertà. Intervenuto anche Saed, di origini iraniane, da anni residente a Firenze, rappresentante del movimento Donna Vita Libertà, che ha ricordato come purtroppo i numeri riportati dallo striscione, stampato a dicembre, nell'ultimo mese siano drammaticamente aumentati. Leggo un breve testo dalla parte di tutto il movimento. Mahsa Amini, la ragazza curda iraniana uccisa il 16 settembre 2022 dalla polizia morale per non aver indossato correttamente il velo, è diventata il simbolo della resistenza di tutto il popolo iraniano in questi quattro mesi di rivolta contro il regime misogino e liberticida della Repubblica Islamica dell'Iran. Negli ultimi quattro mesi più di 520 persone sono state uccise nelle manifestazioni e di queste circa 70 erano minori. Inoltre almeno 20.000 persone sono state arrestate e messe in carcere. Ad oggi il regime ha condannato a morte 109 persone, anche solo per aver partecipato alle manifestazioni. E di queste condanne 4 sono state già eseguite, ufficialmente. Mentre nella zona sud-est dove vive la minoranza Beluci, ad esempio, si parla di decine di impiccagioni avvenute ma non documentate ufficialmente. Il regime islamico utilizza i suoi mezzi più violenti per opprimere, utilizzando la tortura come metodo di estorsione di false confessioni, spesso diffuse dai media nazionali in Iran, stuprando, sparando agli occhi, alle zone genitali e rapendo le salme di alcuni manifestanti per non permettere alle famiglie di celebrare il funerale, perché anche il funerale può essere occasione di manifestazione di dissenso. Ma nonostante tutto questo, il popolo non rinuncia alla lotta e per le strade le persone gridano: per ogni persona uccisa ce ne saranno altre 1.000 pronte a combattere. La morte di Mahsa Amini è stata la scintilla che ha svegliato un intero popolo e ha dato inizio a una rivoluzione. Una rivoluzione che vede le donne protagoniste e gli uomini al loro fianco, pronti a combattere per la dignità e il diritto alla libertà. La nostra lotta è contro un sistema dittatoriale, integralista e islamista. Una lotta unica e rara nel Medio Oriente come dimensioni e durata. Di un messaggio forte e unanime hanno parlato i vicepresidenti del Consiglio regionale Stefano Scaramelli e Marco Casucci. Un messaggio forte, unanime, che arriva dal Consiglio regionale della Toscana, la Toscana che è la terra che prima di altri al mondo ha eliminato la pena di morte e la tortura, e oggi che tante ragazze e tanti ragazzi stanno combattendo la loro battaglia di libertà, noi da cittadini toscani, da rappresentanti delle istituzioni ci mettiamo al loro fianco di questa battaglia, e della Toscana deve arrivare forte un grido di libertà per
l'Iran, per tutte le ragazze, i ragazzi che combattono, per questa, che è un elemento ovviamente importante per la loro esperienza di vita, e credo che possa essere un segnale ancora più forte quello della richiesta che parte magari dalla Toscana di interrompere altrimenti le relazioni magari con un paese come l'Iran a livello internazionale, laddove non verrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi magari un segnale importante rispetto al riconoscimento della libertà e dei diritti di tanti ragazzi. Una presa di posizione convinta, determinata, a chiedere stop all'esecuzione delle pene capitali. Noi possiamo dirlo a maggior ragione perché siamo stati la prima nazione al mondo ad aver abolito la pena di morte. Siamo qui uniti, al di là dei colori, delle sigle e delle appartenenze, per dire che tutto il popolo toscano che noi rappresentiamo è dalla parte delle donne dell'Iran. Non terminerà la nostra battaglia fino a quando qualcosa di concreto avverrà, e dovremo spingere affinché appunto vi possa essere un cambiamento. Noi abbiamo il dovere e ne abbiamo la possibilità. Esce un messaggio di riflessione, dobbiamo trasmetterlo a tutti. Per tutti i ragazzi e le ragazze, gli uomini e le donne toscane, italiane, occidentali, tutto quello che è la normalità di una giornata: la mattina ci si alza, si sceglie che abito indossare, si sceglie con il gel come pettinarci i capelli, si sceglie dove andare a scuola, chi frequentare, a chi telefonare, tutte queste che sembrano delle banalità, in qualche parte del mondo per uno di questi gesti si rischia di essere condannati a morte. Io credo che questa sia la riflessione da trasmettere oggi a tutti. In una terra di diritti come la Toscana viene quasi spontaneo che ci sia una mobilitazione, ma che debba essere la più ampia possibile, quindi importante la partecipazione del Parlamento degli studenti, ed è importante anche questo scambio culturale con chi, vivendo in Italia ma provenendo da quelle zone, sta animando questo processo di sensibilizzazione. Quindi credo che il Consiglio regionale abbia giustamente recepito questo input, l'abbia promosso, e che possa essere questa una scintilla che possa generare una luminosa mobilitazione a giro per il nostro paese. Grazie. Ringraziamenti al Consiglio regionale per continuare a tenere alta l'attenzione sulla situazione iraniana, in cui le brutalità nei confronti di donne e uomini non accennano a diminuire, sono arrivate dalla Presidente della Commissione Pari Opportunità, Francesca Basanieri. Infine, la Presidente del Parlamento regionale degli studenti, Maria Vittoria D'Annunzio, ha comunicato la decisione di invitare i rappresentanti del movimento Donna Vita Libertà ad una riunione plenaria. Come Parlamento degli studenti, quindi sotto il Consiglio regionale, siamo stati onorati di poterci mettere in contatto col movimento Donna Vita e Libertà, e appunto per questo abbiamo deciso, oltre a essere presenti qui oggi alla stesura di questo striscione importantissimo con i nomi delle vittime e dei condannati per quello che sta accadendo in questo momento in Iran, di invitarli pure a una nostra plenaria per poter avere un bellissimo momento di discussione, confronto e dialogo con loro, in modo tale da ampliare gli orizzonti dei ragazzi che fanno parte del Parlamento degli studenti, che sono 60 ma che ne rappresentano 160.000 in tutta la Toscana. Difensore civico eletta Lucia Annibali. Lucia Annibali è il nuovo difensore civico della Toscana. Figura proposta da Italia Viva, Annibali è stata eletta alla quarta votazione, ottenendo 23 preferenze. Due voti sono stati raccolti da Antonia Fiordelisi, dal 2014 difensore civico della Basilicata, la cui candidatura era stata appoggiata dal Movimento 5 Stelle. All'elezione di Annibali si è giunti dopo un lungo dibattito, esito finale di un altrettanto lungo lavoro svolto in Commissione Affari Istituzionali sulla rosa dei nomi e sulla conseguente istruttoria per valutare le potenziali incompatibilità dei candidati scelti tra autocandidature e designazioni dei gruppi politici. Credo che sia fatto una cosa bella per la Toscana. Lucia Annibali è una donna che ha un valore altissimo a livello umano, a livello etico, la sua storia lo dimostra, la sua battaglia, la sua elemento identitario come difesa di chi ovviamente si impegnerà per difendere i diritti dei cittadini toscani. A lei un compito straordinario, quello di essere il garante di tutti i toscani, un impegno importante. Il difensore civico è l'organismo di garanzia più importante della regione toscana, per me è anche un senso di responsabilità straordinaria essere colui che ha avanzato la proposta di Lucia. Ringrazio i colleghi del Partito Democratico che hanno accolto questa proposta. Abbiamo dimostrato che in questi mesi volevamo dare alla Toscana
una donna, prima di tutto. Vogliamo dare una donna di altissimo valore qualitativo umano per quello che ha vissuto nella sua vita e credo che la Toscana oggi esca più forte. Secondo Marco Stella di Forza Italia, il Partito Democratico ha dato il via libera alla nomina di Italia Viva perché se così non fosse stato, nell'aula ci sarebbe stata una maggioranza diversa. Da qui la sottolineatura del consigliere forzista di non aver niente nei confronti della figura prescelta, ma di contestarne la modalità, dimostrando che la maggioranza tiene grazie ad uno scambio di poltrone. Critiche sono giunte anche dalle altre forze di opposizione. Hanno utilizzato la principale figura di garanzia di tutti i cittadini toscani, ovvero il difensore civico, la figura che rappresenta tutti i cittadini e le cittadine della Toscana di fronte alle istituzioni, qualora ci siano controversie. Quindi la figura di massima garanzia per la città, per la regione, è stata utilizzata dal Partito Democratico e da Italia Viva per mantenere in piedi la maggioranza. Io penso sia stata scritta una delle pagine più tristi di questa legislatura, sicuramente, una pagina di politica che ha esposto la regione toscana alla berlina in tutta Italia. Non conosco personalmente la dottoressa Annibali, ma l'unica cosa che posso auspicare è che la dottoressa Annibali, la prima cosa che faccia, una volta eletta difensore civico della regione toscana, prenda le distanze dal partito che l'ha eletta. Purtroppo sul nome di massima espressione di tutto il consiglio regionale, o almeno quello che noi auspichiamo, c'è stato un colpo da parte della maggioranza che ha deciso di votare, di votarsi il nome dell'ex onorevole, la dottoressa Annibali, senza condividere questo nome con le opposizioni, senza fare un percorso partecipativo, valutando i curriculum, valutando le esperienze su colui che, colei in questo caso, dovrà rappresentare tutti i cittadini toscani. Auspichiamo che faccia un lavoro veramente super partes, anche se purtroppo il modus operandi di questa maggioranza ci fa pensare il contrario. Noi abbiamo voluto dare un segnale, cioè che la scelta del difensore civico della Toscana dovrebbe essere scelta fra persone che hanno specifiche competenze nel campo della difesa civica. Per questo abbiamo letto tutti i curricula arrivati con autocandidature in seguito all'apertura dell'avviso pubblico e abbiamo scelto il profilo che ci sembrava più adatto. In effetti ha già un'esperienza, dal 2014 è difensore civico della Basilicata, la dottoressa Antonia Fiordelisi, e adesso lo è in regime di prorogatio. Quindi noi abbiamo cercato di togliere questa logica della spartizione di poltrone dalla nomina del difensore civico. Nel lungo dibattito in aula, tra l'altro, io ho sottolineato anche come abbiamo perso un'occasione anche per cercare di rivedere in qualche modo quali legislatori, quella che è la stessa figura, diciamo, del difensore civico e della funzione che oggi dovrebbe svolgere appunto quelli che sono gli organi di garanzia della regione. Quindi non abbiamo neanche saputo arrivare a questa scadenza riorganizzando complessivamente quello che è un istituto fondamentale. Ecco perché di fatto noi non abbiamo partecipato con gli altri colleghi del centrodestra a questa elezione, nulla, diciamo, eccependo sulla figura, per carità, della dottoressa Annibali, con il massimo rispetto per la persona e per la sua storia. Però di certo non si possono fare battaglie politiche e, come dire, barattare incarichi per far tenere una maggioranza regionale che anche in passato e anche su questa vicenda ha dimostrato di avere comunque delle grosse, diciamo, dei grossi motivi di crisi. Stasera abbiamo dato alla Toscana un difensore civico che ritengo sia una professionista molto adeguata, che farà sicuramente bene. Una persona competente dal punto di vista giuridico, perché è un avvocato, ha fatto parte della Commissione Giustizia della Camera, è stata nominata dal Presidente della Repubblica cavaliere del nostro paese, ma anche una figura, una donna che è l'emblema della difesa dei diritti civili, del contrasto alla violenza, visto quello che lei purtroppo ha dovuto subire. Quindi credo che sia una figura adeguata, una proposta che legittimamente ha fatto la maggioranza e che a mio avviso meritava anche un consenso più vasto, perché questo avrebbe corrisposto alla qualità della proposta che le rappresenta. La tragedia del marinaio pratese è arruolato sul Cigno.
A 80 anni di distanza dai fatti storici, un libro ricostruisce la vicenda dell'unico marinaio pratese morto in mare durante la Seconda Guerra Mondiale. Il volume Rolando Bulletti, la tragedia del marinaio arruolato sul Cigno, scritto dalla giornalista Maria Serena Quercioli e pubblicato da Masso delle Fate Editore, racconta la storia del giovane marinaio Rolando Bulletti, prima dato per disperso in mare, il cui corpo fu poi ritrovato in seguito all'affondamento della Regia Torpediniera Cigno il 16 aprile 1943 nel Canale di Sicilia. Una vicenda che si tinse di giallo quando sull'identità della vittima ci fu uno scambio di persona. Il suo corpo fu scambiato con quello del sergente Athos Dorazzi, che invece in quel momento era in licenza a Firenze, e fu sepolto con quel nome. A Dorazzi arrivò la lettera a casa che era caduto in guerra. Da lì si innescò un po' un meccanismo per dare un nome, il nome giusto, alla tomba di Rolando. E fu proprio il sergente Dorazzi che nell'arco di 8 anni riuscì a far cambiare il nome sulla croce che era nel cimitero di Pantelleria, a identificare lui stesso i resti di questo marinaio che conosceva bene, perché gli aveva affidato il suo salvagente. Era un salvagente attrezzato per la sopravvivenza in mare. Poi c'è anche il ruolo della famiglia, che ha sempre desiderato riportare Rolando in Toscana, e non fu facile in quegli anni, e gli aiutò proprio il sergente Dorazzi pagando parte delle spese che erano necessarie. Rolando Bulletti aveva 22 anni e dalla Regia Marina scriveva tante lettere e cartoline alla fidanzata Tilde. Oggi queste pagine ingiallite raccontano la loro storia d'amore, ma sono anche un messaggio di speranza affinché nessuna guerra possa più dividere le famiglie. L'idea che questa diventasse la storia sì di un ragazzo, ma la storia di tanti ragazzi, quindi un tributo anche alla memoria di coloro che hanno combattuto per donarci oggi quello di cui disponiamo, che è il bene più prezioso, ovvero la nostra democrazia. Oggi viviamo altri momenti di drammi, di guerra in Europa e non solo, e quindi mettere l'attenzione su questa storia sicuramente anche un modo per riflettere.